Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata al buio perché faremo un test video riguardante questa telecamera, la Samsung che abbiamo acquistato. Allora, possiamo partire innanzitutto facendo il test. Sembrerebbe anche notarsi qualcosa, anche qualche luce del buio più totale, potrebbe risultare qualcosa. Infatti vedo già un po' di arancione sullo sfondo, non troppo però. Già è una valutazione positiva riguardante questa videocamera, perché molte videocamere non riescono a riprendere proprio buio buio completo. Come possiamo notare, adesso in questo momento sto facendo un video proprio di prova. Questo è il giardino qua sotto che ho, però come vedete si vede veramente bene, anche e soprattutto il parcheggio che è molto illuminato. Adesso proviamo a zoomare dove non c'è gente. Cacchio, non c'è mai nessuno nel parcheggio, adesso c'è gente. Direi di zoomare a quel palo là in fondo. Andiamo a vedere come viene ripreso, soprattutto se fosse notte. Faremo un po' di pubblicità occulta, però solo per testare com'è che si vede. Va bene, pubblicità ai materassi occulta fatta. Però come possiamo notare anche lontano 500 metri, cosa che è un po' impossibile da qui, da questa finestra, vedere quel cartello per bene, possiamo notare che si legge perfettamente bene. Ovviamente abbiamo attivato anche la modalità stabilizzazione attiva, però traballa lo stesso un pochettino, non so come mai, però come si può vedere, si vede perfettamente bene. Altre cose positive riguardante questa videocamera è che veramente è molto stabile l'immagine, anche quando io mi agito molto con la mano. A parte quello, andiamo a provare un ultimo test. Qui nell'angolo vedo che c'è un po' di luce, però come possiamo notare va un po' in sfocamento, perché ovviamente non rilevando bene la scena impazzisce la telecamera. Però adesso che sta passando i due autobus qua, vediamo un secondo come vengono riprese le due cose. Vediamo un secondo, adesso sta arrivando il secondo autobus. Vediamo un secondo. Oh, ok. Beh, direi che si vede più che bene, sembra anche un po' scena del film, però devo dire proprio una buona videocamera. Vi ringrazio per aver visto questo video e nel prossimo video, cioè ultimo video, ci sarà il timelapse, la funzione timelapse di questa telecamera. Quindi vi ringrazio ancora di cuore per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!